Sono sempre stato dell'idea che chi nasce col talento probabilmente è nato fortunato. Io sono sempre stato fortunato sotto molti aspetti. Potevo non farmi, non m'hanno fatto. Potevo perdere, ma ci ho scommesso e ho vinto. Solo in una cosa la mia fortuna sembrava non funzionare, ed era la musica. Erano quei tempi in cui la trap era appena esplosa, ma io sentivo che non era il caso di cantare quattro stronzate buttate giù per ridere come facevano allora. Sentivo che avevo una storia da raccontare. Proprio in quegli anni conobbi un ragazzo che per certi versi poteva assomigliarmi parecchio, mentre su altri eravamo completamente diversi. Quando guardavo negli occhi i ragazzi che facevano musica ai tempi come me, vedevo sempre le solite cose. La voglia di divertirsi, di fare i soldi, di avere qualche puttana a fianco. Ma quando guardavo Amine, no. Amine, come me, aveva voglia di raccontare la sua storia. Forse era fin troppo gangsta per l'età che avevamo, però abbiamo sempre tenuto una linea di pensiero simile. Mai leccare qualche culo, testa bassa e lavorare. E io ammetto che a differenza sua pensavo molto a godermi il successo che mi ero creato. Ma Amine, nonostante avesse sempre ottenuto i miei stessi risultati, rimaneva focus. Lui aveva ancora qualcosa da dire. È proprio grazie a lui e a questa sana competizione fraterna se adesso non mi accontento. Tanti si sono sempre accontentati, ma io e Amine no. Non ci siamo accontentati allora di due soldi fatti in strada e non ci accontenteremo ora per due numeri del cazzo. Alla domanda quando esce il pezzo con Azza ho sempre risposto quando sarà il momento. Perché per me è molto più di una canzone. Per me è un traguardo personale che mi fa pensare ok, sono pronto. Abbiamo sempre avuto poche possibilità, come tutti quelli che partono da zero. Ma io e Amina avevamo solo un colpo, vi assicuro che l'abbiamo messo assieme.